Ah, d'accord. Mais d'accord, il était devant devant, hein, monsieur. Très ému. C'est la première fois qu'on m'applaudit comme ça. Du coup, on va continuer à chanter un tout petit peu le temps que le pape s'habille. On refait le test. Pour les siècles des siècles, le Seigneur soit avec vous. Pour les siècles des siècles, Alléluia. C'est plus fragile, hein? Alléluia. 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 Je le coupe en deux, celui-là. Ici, on dit Alléluia, c'est pareil. Alléluia. Alléluia. Pour les siècles des siècles. Excellent. On va prendre le deuxième chant de communion, Parole du Seigneur Jésus. Si on peut avoir l'orgue. Parole du Seigneur Jésus, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle parole de Jésus-Christ. On répète. Parole du Seigneur Jésus, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis, parole de Jésus-Christ. Excellent. On va faire tout de suite le deuxième parce que je crois que c'est un des préférés de Monseigneur Aveline. Donc, Dieu nous a tous appelés, il faudrait qu'on le fasse encore plus fort que le Amen. Grégoire, Dieu nous a tous appelés, c'est la page d'avant. Pom, 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 pom. Nous sommes le Nous a tous
vous. Pour former un seul corps, baptisé en esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté. Plus fort. Ça, c'est pas mal du tout. Vous pouvez vous applaudir vous-même très fort. On va prendre le Sanctus avec la chorale, les trompettes, l'orgue. Pour tout l'ordinaire de la messe, il suffit d'écouter et de répéter. Kyrie eleison, Kyrie eleison. On va faire pareil avec le Sanctus. Et donc on écoute la chorale et on répète avec moi. À tous, je vous souhaite une très très belle célébration.
Bonjour Marseille. Bonjour la France. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer les mystères de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, c'est vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les sages et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, d'y prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a voulu que la mère de ton Fils
nous soit donné, Père, à cause de tes enfants qui cheminent sous sa garde, de pouvoir parvenir à la montagne véritable, qui est le Christ, notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. A reading from the letter to the Hebrews. What you have come to is Mount Zion and the city of the living God, the heavenly Jerusalem, where the millions of angels have gathered for the festival, with the whole church in which everyone is a firstborn son and a citizen of heaven. You have come to God itself, the supreme judge, and been placed with spirits of the saints, who have been made perfect, and to Jesus, the mediator, who brings a new covenant and a blood for purification, which pleads more insistently than Abel's. Jesus Christ is the same today as he was yesterday and as he will be forever. Do not let yourselves be led astray by all sorts of strange doctrines. There is no eternal city for us in this life, but we look for one in the life to come. Through him, let us offer God an unending sacrifice of praise and verbal sacrifice that is offered every time we acknowledge his name. Parole du Seigneur.
attentive à garder la parole de Dieu. Elle la méditait dans son cœur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit sa salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Si narra nelle scritture che il re Davide, stabilito il suo regno, decise di trasportare l'arca dell'Alleanza a Gerusalemme. Allora, dopo aver convocato il popolo, si alzò e partì per andare a prenderla. Poi, durante il tragitto, lui stesso danzava davanti a essa insieme alla gente, esultando di gioia per la presenza del Signore. È sullo sfondo di questa scena che l'Evangelista Luca ci racconta la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Anche Maria infatti si alza e parte verso la regione di Gerusalemme e quando entra alla casa di Elisabetta, il bambino che questa porta nel grembo, riconoscendo l'arrivo del Messia, sussulta di gioia, si mette a danzare come fece Davide davanti all'arca. Maria dunque è presentata come la vera arca dell'alleanza che introduce il Signore incarnato nel mondo. È la giovine vergine che va incontro all'anziana sterile e portando Gesù diventa segno della visita di Dio che vince ogni sterilità. È la madre
che sale verso i monti di Giuda per dirci che Dio si mette in viaggio verso di noi per cercarsi col suo amore e farci esultare di gioia. È Dio che si mette in viaggio. In queste due donne, Maria e Elisabetta, si svela la visita di Dio all'umanità. Una è giovane, l'altra anziana, una è vergine, l'altra sterile. Eppure sono entrambe incinte in modo impossibile, ambedue. Questa è l'opera di Dio nella nostra vita, rende possibile anche ciò che sembra impossibile, genera vita anche nella sterilità. Fratelli e sorelle, chiediamoci con sincerità di cuore, crediamo che Dio è all'opera della nostra vita? Lo crediamo? Crediamo che il Signore, in modo nascosto e spesso imprevedibile, agisce nella storia, compie meraviglie ed è all'opera anche delle nostre società, segnate dal secolarismo mondano e da una certa indifferenza religiosa? C'è un modo per discernere se abbiamo questa fiducia nel Signore. Qual è il modo? Il Vangelo dice che appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Questo è il segno, sussultare. Chi crede, chi prega, chi accoglie il Signore, sussulta nello spirito. Sente che qualcosa si muove dentro. Danza di gioia, e vorrei soffermarmi su questo, il sussulto della fede. L'esperienza della fede genera anzitutto un sussulto dinanzi alla vita. Sussultare significa essere toccati dentro, avere un fremito interiore, sentire che qualcosa si muove nel nostro cuore. È il contrario di un cuore piatto, freddo, accomodato nel quieto vivere, che si blinda nell'indifferenza e diventa impermeabile, che si indurisce, insensibile a tutto e a tutti, pure al tragico scarto della vita umana che oggi viene rifiutata in tante persone che emigrano, così come in tanti bambini non nati e in tanti anziani abbandonati. Un cuore freddo e piatto trascina la vita in modo meccanico, senza passione, senza slanci, senza desiderio. E di tutto questo, nella nostra città europea, ci si può ammalare. Il cinismo, il disincanto, la rassegnazione, l'incertezza in un senso generale di tristezza. Tutto insieme. La tristezza, quella tristezza nascosta nei cuori. Qualcuno le ha chiamato passioni tristi e una vita senza sussulti. Chi ha generato la fede invece riconosce la presenza del Signore come il bimbo nel grembo di Elisabetta. Riconosce la sua opera nel germogliare dei giorni e riceve occhi nuovi per guardare la realtà. Pur in mezzo alle fatiche, ai problemi, alle sofferenze, scorge quotidianamente la visita di Dio e da Lui si sente accompagnato e sostenuto. Dinanzi al mistero della vita personale, alle sfide della società, chi crede ha un sussulto, ha una passione, ha un sogno da coltivare. Un interesse che spinge a impegnarsi a prima persona. Adesso ognuno di noi può domandarsi, io sento queste cose? Io ho queste cose? Chi è così sa che in tutto il Signore è presente, chiama, invita a testimoniare il Vangelo per edificare con mitezza attraverso i doni e i carismi ricevuti, edificare che? Un mondo nuovo. L'esperienza della fede, oltre a un sussulto dinanzi alla vita, genera anche un sussulto dinanzi al prossimo. Nel mistero della visitazione, infatti, vediamo che la visita di Dio
non avviene attraverso eventi celesti straordinari, ma nella semplicità di un incontro. Dio viene sull'uscio di una casa di famiglia, nel tenero abbraccio tra due donne, nell'incrociarsi di due gravidanze piene di stupore e di speranza. E in questo incontro c'è la sollecitudine di Maria, la meraviglia di Elisabetta, la gioia della condivisione. Ricordiamolo sempre, anche nella Chiesa, Dio è relazione e ci fa visita spesso attraverso gli incontri umani. Quando ci sappiamo aprire all'altro, quando c'è un sussulto per la vita di chi ogni giorno ci passa accanto e quando il nostro cuore non rimane impassibile e insensibile dinanzi alle ferite di chi è più fragile. Le nostre città metropolitane e tanti paesi europei come la Francia, in cui convivono culture e religioni diverse, sono in questo senso una grande sfida contro l'esasperazione dell'individualismo, contro gli egoismi e le chiusure che producono solitudine e differenze. Impariamo da Gesù ad avere fremiti per chi vive accanto. Impariamo da Lui, dinanzi alla folle stanche e sfinite, sente compassione e si commuove. Ha sussulti di misericordia dinanzi alla carne ferita di chi incontra. Come afferma un vostro grande santo, Vincent de Paul, bisogna cercare di intenerire i nostri cuori, rendendoli sensibili alle pene e alle miserie del prossimo, e pregare Dio di darci il vero spirito di misericordia, che è propriamente il suo stesso spirito, fino a riconoscere che i poveri sono i nostri signori e padroni. Fratelli, sorelle, penso ai tanti sussulti della Francia, a una storia ricca di santità, di cultura, di artisti e di pensatori che hanno appassionato tante generazioni. Anche oggi la nostra vita, la vita della Chiesa, la Francia, l'Europa, hanno bisogno di questo, della grazia di un sussulto, di un nuovo sussulto di fede, di carità e di speranza. Abbiamo bisogno di ritrovare passione ed entusiasmo. Abbiamo bisogno di ritrovare passione ed entusiasmo, di riscoprire il gusto dell'impegno per la fraternità, di osare ancora il rischio dell'amore nelle famiglie e verso i più deboli, e di rinvenire nel Vangelo una grazia che trasforma e rende bella la vita. Guardiamo Maria, che si scomoda mettendosi in viaggio e ci insegna che Dio è proprio così. Ci scomoda, ci mette in movimento, ci fa sussultare, come accade a Elisabetta. E noi vogliamo essere cristiani che incontrano Dio con la preghiera, i fratelli, con l'amore. Cristiani che sussultano, vibrano, accolgono il fuoco dello Spirito per poi lasciarsi bruciare dalle domande di oggi, dalle sfide del Mediterraneo, dal grido dei poveri, dalle sante utopie di fraternità e di pace che attendono di essere realizzate. Fratelli e sorelle, insieme a voi prego la Madonna Notre Dame de la Garde che vigili sulla vostra vita, che custodisca la Francia, che custodisca l'Europa intera e che ci faccia sussultare nello spirito. E vorrei farlo con le parole di Paul Claudel. Vedo la Chiesa aperta. Non ho niente da offrire e niente da domandare. Vengo soltanto, Madre, per guardarti. Guardarti, piangere di felicità, sapere questo, che io sono tuo figlio e che tu ci sei
essere con te, Maria, in questo luogo dove tu sei, perché tu ci sei per sempre, semplicemente perché sei Maria, semplicemente perché esisti. Madre di Gesù Cristo, sii ringraziata. Grazie. Dieu le Père a voulu que Marie, mère de son Fils, soit comblée de grâce et bénédiction. Prions pour que l'Église et toute l'humanité participent à cette richesse. Que peregrina en la historia, para que siguiendo el ejemplo de fe ardiente y caridad operosa de la Santísima Virgen María, sea fuente de bendición para todos los pueblos de la tierra. Oremos. Աղոթենք Ֆրանչիսկոս Պապի եւ Եկեղեցոյ հովիվներուն համար, որպեսզի լուսավորված նոր ավետարանության աստղով հոգատարը լան ընթառաջ երթալու դեպի եղբայրները, անոնց տանելով ավետարանին ուրախությունը եւ հավատքին լույսը։ Ulusların yöneticileri için
Barış Kraliçesini izleyerek ve devamlı ortak iyilik arayışını canlandırılmış, daha adil ve kardeşçe bir dünya kurmaya kendilerini adamaları için dua edelim. Per i migranti e per i rifugiati, affidandosi alla stella del mare, siano difesi da ogni pericolo e trovino aiuto concreto nelle difficoltà che attraversano. Preghiamo. من أجل المضطهدين والمتألمين لنوكلهم إلى حماية أمنا يسوع ولتسندهم جماعة المؤمنين في ضيقاتهم إلى الرب نطلب. Umiruće i za obitelj ožalošćenih, da sjedinjeni s Djevicom Marijom crpe mirnu nadu iz otajstva Hristova križa u vjeri uskrsnuća, molimo te. Père, libérateur de tout le peuple, toi qui par la Vierge Marie as apporté le salut et la joie à la maison d'Élisabeth, fais que d'aussi la relation de l'Esprit, nous puissions nous aussi apporter le Christ à nos frères et magnifier ton nom par la sainteté de notre vie, par le Christ le Seigneur. Prions le Seigneur, déjà renouvelé par l'écho et le sang de son Fils. Nous t'en supplions, Seigneur notre Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, Mère du Christ et notre Mère, que ces aliments divins reçus dans la joie nous fassent participer à la divinité de ton Fils Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Très Saint-Père, cher Pape François, comment vous dire merci? Les mots ne suffiront pas à vous exprimer l'immense reconnaissance qui monte de nos cœurs au soir de cette inoubliable journée. Attendez, je n'ai fait que commencer. Déjà hier soir, quand dès votre arrivée vous êtes monté à Notre-Dame de la Garde pour faire comme nous, les Marseillais, quand nous montons confier nos vies à la Vierge Marie, déjà par ce geste, vous avez été baptisé Marseillais. Et puis,
Et puis, quand peu avant le coucher du soleil, vous avez pris ce moment de recueillement avec tous les responsables religieux de notre ville, en hommage aux migrants qui cherchaient l'espérance et n'ont trouvé que l'indifférence et finalement la mort dans ce grand cimetière qui est devenu notre mère, là, cher pape François, nous avons compris que, sans avoir besoin de faire le tour de la France, vous vouliez attirer les regards de tout notre pays vers cette Méditerranée et éveiller nos consciences à la responsabilité qui est la nôtre par rapport à cet espace qui fait partie de notre histoire et de notre géographie. Ce matin, après être allé rencontrer des personnes en grande précarité dans le quartier de Saint-Mauron, sans doute l'un des plus pauvres de France, vous avez rejoint les évêques, les jeunes, le président de la République française et toutes les personnalités engagées concrètement au service de la paix en Méditerranée. Vous avez encouragé nos églises des cinq rives à continuer ce travail de concertation, commencé à Bari, puis à Florence et poursuivi ici à Marseille. Merci, très Saint-Père, pour vos paroles fortes et courageuses. Et ce soir, dans ce stade, quelle belle célébration et quelle ambiance. Un pape dans un stade, ça s'est déjà vu, mais un pape au stade Vélodrome, ça ne s'était jamais vu. En venant ici, dans cette enceinte, c'est comme si vous étiez allé chez chacun des Marseillais, comme à la maison. Si vous saviez comme nous en sommes fiers et heureux, je crois que ce soir, même la bonne mère a la larme à l'œil. Et nous, en vous accueillant pour la première fois pour une messe en France, nous nous sentons encore une fois, comme on dit ici, à jamais les premiers. Grazie, Santo Padre. Marseille, et avec elle toute la France, n'oubliera jamais l'immense cadeau que vous nous avez fait. Santo Padre, ci affidiamo alle sue preghiere e siatene certo, noi non dimenticheremo di pregare per voi. Grazie.
Grazie. Grazie, Eminenza, per le sue parole. E grazie a tutti voi, fratelli e sorelle, per la presenza e per la preghiera. Grazie. Giunto ormai al termine di questa visita, vorrei esprimere la mia riconoscenza per la calorosa accoglienza che ho ricevuto, così come per tutto il lavoro e i preparativi svolti. Ringrazio il signor Presidente della Repubblica e attraverso di lui rivolgo un cordiale saluto a tutti i francesi e le francesi. Saluto la signora Primo Ministro che è andata a ricevermi all'aeroporto. Salute pure le autorità presenti, in particolare il signor Sindaco di Marsiglia. E abbraccio tutta la Chiesa marsigliese con le sue comunità parrocchiali e religiose, con i suoi numerosi istituti scolastici e le sue opere caritative. Questa archidiocesi è stata la prima al mondo ad essere consacrata al Sacro Cuore di Gesù nel 1720, durante un'epidemia di peste. E dunque nelle vostre corde essere segni della tenerezza di Dio anche nell'attuale epidemia dell'indifferenza. Grazie, grazie per il vostro servizio. Grazie, grazie per il vostro servizio mite e determinato che testimonia la vicinanza e la compassione del Signore. Diversi di voi sono giunti qui da varie parti della Francia. Merci a voi. Desidero... Desidero salutare i fratelli e le sorelle venuti da Nizza, accompagnati dal Vescovo e dal Sindaco e sopravvissuti al tremendo attentato del 14 luglio 2016. Rivolgiamo un ricordo orante a quanti persero la vita in quella tragedia. E anche ne hanno perso la vita in tutti gli atti terroristici perpetrati in Francia e in ogni parte del mondo. Terrorismo è codardo. Non stanchiamoci di pregare per la pace nelle regioni devastate dalla guerra, soprattutto per il martoriato popolo ucraino. Saluto carico di affetto agli ammalati, ai bambini, agli anziani. E un pensiero... Gli anziani che sono la memoria della civiltà. E un pensiero speciale per le persone in difficoltà, per tutti i lavoratori di questa città. Presso il porto di Marsiglia lavorò Jacques Leu, il primo prete operaio della Francia. La dignità dei lavoratori sia rispettata, promossa e tutelata. Cari fratelli e sorelle, porterò nel cuore gli incontri di questi giorni. Notre Dame de la Garde vegli su questa città mosaico di speranza, su tutte le vostre famiglie e su ciascuno di voi. Je vous bénis. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Ce travail pas facile. Merci.
Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils, Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ.